Cari amici, buongiorno a tutti. Stamattina ho il cappello. Cosa sembro? L'ispettore Callaghan. L'ispettore Callaghan. L'ispettore Callaghan. Incredibile. Carissimi amici, ieri parlavamo della crema del sapone Nueva, no? Di panna crema, e oggi lo utilizziamo. Non ho saputo resistere alla tentazione durante la notte, quindi proviamo questo splendido prodotto italiano che oggi poi ho pensato che voi siete preparati su questo sapone, perché ho letto dai commenti, no? Io l'ho comprato in questi ultimi Quest'ultima settimana, in realtà voi lo avete da diverse settimane, no? Mesi anche. Allora, inizio a montarlo. Faccio così. Non lo estraggo dalla sua ciotola, perché mi avete detto che è fatta apposta, quindi non voglio rovinare il contenuto, no? Perché sennò io lo prenderei proprio con le dita. Lo estraggo con questo Vaillant Barbershop, però il filo d'acqua non ce lo metto, tanto si estrae tranquillamente. Sembra gelato una liquirizia, buonissimo. Ragazzi. E tra l'altro è densissimo, eh. Allora, è talmente denso che sembra appunto alle sembianze di una crema. Questo mi fa pensare che abbia un'altissima percentuale di grassi crudi. Sì, crudi. Le crudite. Allora, facciamo una cosa. Un taglio in ciotola, no? Io faccio così, metto qualche goccia d'acqua e poi monto, ma giusto per stemperare un po' la durezza del pennello in viso, no? E adesso intanto monto il sapone con questo Vailong, e allora inizia a prendere le sembianze di una crema, no? Sente che è un sapone artigianale, ragazzi. È proprio morbido. Ragazzi, che prodotti quegli italiani, eh?
Poi io sono fissato con il face lettering. E qui comincia a prendere corpo, eh? Comincia a prendere corpo e a diventare ad avere quell'aspetto del gesso che poi è la protezione in viso. Vedete? Ecco, questo stato dà il grado, inizia il grado massimo della protezione del sapone. Sì, mi piace. Poi è un aroma, mamma mia. Guardate che roba, pazzesco, pazzesco. E adesso armo il rasoio, intanto che la crema lavora sul viso, che lo ammorbidisce un po', ammorbidisce il pelo, e vado ad armare Fatip, quello che abbiamo visto ieri. Sì, perché poi alla fine mi è talmente piaciuta l'autorecensione del rasoio, chiaramente, non mia, che ho voluto proporla. Allora, la lametta è una Zorrick. Zorrick, lametta indiana, platinum, una platinum, Zorrick. Queste arrivano direttamente dall'India poi. Sì, perché in Italia non le ho trovate. In Italia, ma neanche su negozi eBay in Europa. Allora, incartamento senza cera Zorrick. No, c'è un filo di cera. Ci sono quattro punti, ma evidentemente si è seccata. Pure in India hanno una crema, una cera più secca. Zorrick. Zorrick, e non mi curo della simmetria, ma poi alla fine sarà perché ci si prende l'abitudine, però vedete, io non noto nulla praticamente. Vabbè, meglio. Do una rianimata al sapone. È sapone artigianale, eh. Grado massimo di protezione, ragazzi. Fatip grande, open comb. Bella questa Zorich Platinum.
tagliente, eh? È tagliente. Ecco qua. Beh, direi che come prima passata non è male. E con questo fatip, praticamente chi vuole farsi una sola passata non ha un grado massimo di BBS, però porta via più del 90% della barba, eh. Ottimo. Al sapone, e poi questo Vai Long lo porta via molto bene dalla ciotola. Ma qui raggiungiamo addirittura le prestazioni di una crema con questo sapone. Nel face lettering il montaggio risulta essere meno spesso, come volume di crema, ma questo non sta a significare una minor protezione, anzi il contrario, perché aderisce praticamente di più alla pelle. Questo panna crema la sa lunga. Il fatto è che non riesco a rapportarlo ad altri saponi duri, perché gli altri saponi mi danno un po' di commerciale. Sono troppo perfetti, no? Innanzitutto, già nell'utilizzo non sento pizzicori, cosa che invece sentivo con Martin Decandre. Eppure sto utilizzando il barbershop di Vai Long, che è molto elastico, quindi se fate un'apertura già in viso con questo pennello, i movimenti rotatori si fanno sentire. Allora, fatip grande, pelo obliquo con questa Zorich Platinum,
angolo di Fatip piuttosto aperto. E tra l'altro qui, vedete, mi sono fatto un puntino di... taglio. Grazie alla mia mano molto leggera, mano pesante, mano pesante. Ecco qua, e anche la seconda passata è stata un piacere. Allora, l'ispettore Callaghan. Si sentono molto gli aromi, la fragranza di questo sapone vi accompagna per tutta la rasatura, molto fresco, molto primaverile. Immagino con un silver tip come possa schiumare questo sapone. Con un silver tip aggiunge corpo, però io preferisco il montaggio così, con un velo profondo di protezione. Fantastico. Si toglie difficilmente dalle mani, addirittura dalle dita, il sapone. Allora, contropelo. Oggi Fatip lo sento più aggressivo, deve essere la Zorrick sicuramente che... che lavora bene. Platinum, scorrimento massimo.
scorrimento massimo. Silenzio contemplativo. Tra l'altro ieri sono andato alla spa, no? E allora sono ancora un po' frastornato da tutti i trattamenti. Sono ucciso praticamente. Quattro saune. Quella rilassante 60 gradi, poi ne ho fatte 3 da 90 gradi, per un totale di 35 minuti di sauna. 3 passaggi nel bagno turco. La stanza del sale. La lampada agli infrarossi. Vedete che sono... Addirittura vedete che sono tutto arrossato, no? Per la lampada agli infrarossi. Mi sono messo lì sdraiato sul lettino e ho detto, ah, sto qua 5 minuti, alla faccia, 5 minuti, si sentono, eh? Poi era a 3 metri di altezza questa lampada, boh, vabbè. Insomma, distrutto. Ah, poi la cosa che non provava nessuno è il bagno freddo. Mamma mia! Ragazzi, uscite dalla sauna a 90 gradi e quindi siete accaldati in una maniera incredibile. Entrate in questa stanza che si chiama Frigidarium, credo. Entrate, l'acqua che c'è in una vasca sarà a 15 gradi. Entrate, vi cadono i testicoli. Poi rimanete immersi per 2-3 minuti. Non lo fa nessuno, ero l'unico. Nel senso che non l'unico motivo di vanto, cioè l'unico scemo. Ho evitato la secchiata d'acqua, perché tanto ne prendo già tante in settimana. Di l'ernia, la spa. Poi perché si chiama spa? Spa? E se è un SPA? Si chiama spa? Spa. Bah. E vabbè. Allora, passiamo a noi. Questa
Questo panna crema nuova è incredibile. Vabbè, tanto oramai sapete che dico sempre incredibile, però è un prodotto artigianale. Adesso, a parte gli scherzi, è un prodotto artigianale che secondo me il prezzo potrebbe sembrare alto, perché comunque 55 € non sono pochi per un prodotto così. Però innanzitutto c'è la confezione in coccio che si può assolutamente riutilizzare. E poi questo sapone dura una vita, perché guardate, io, cioè, quanto può durare? Durerà un anno. Se avete altri saponi, tranquillamente. Tranquillamente. E il viso, allora, io pizzicori non ne sento. Post rasatura è fantastico, assolutamente nessun problema post rasatura. E adesso Colonia 1916, colonia spagnola, fabbricata forse a Barcellona, sì. Colonia dallo spiccato aroma agrumato, qui lo splash diventa una cascata. Questa è scorza di agrumi, si sente molto amara, non è il classico limoncello, questo si sente proprio la scorza di agrume, è una colonia classica, ma guardate come Fatip fa. Fa 1916, grandissima bottiglia da 400 ml, così l'ho trovata, perché gli spagnoli tendono ad avere delle grosse bottiglie di colonia e mi piace tanto come è stato bravissimo, come è stato bravissimo questo Vailong Barbershop. Dal ciuffo flat, quindi apposta per il face lettering. E che cosa dire? Su Fatip che ho presentato ieri non c'è da dire nulla, non c'è da aggiungere altro, che è fantastico, che è un prodotto che un tonsore non può non avere. E poi queste Zorric indiane si sono comportate molto bene, non hanno lanciato frecce come gli indiani e tagliano bene, anche troppo, tagliano bene, su Fatip sono incredibili. Ripeto, questo Nueva di panna crema che ho appena acquistato è un prodotto artigianale italiano di grandissimo livello. Sono della vostra idea a questo punto. Dall'aroma spiccatamente olfattivo, è molto olfattivo, fa riflettere molto durante il suo utilizzo, vi fa pensare, vi fa rilassare, insomma. E poi il post barba è eccezionale. Bene. Carissimi amici, vi auguro una buonissima domenica e a presto per un nuovo video. Un abbraccio da Mauro e un saluto dal canale della Rasatura del Neofita. Ciao amici!